Ciao, sono Federica e oggi prepareremo insieme una rivisitazione di una ricetta tradizionale, le polpette di melanzane con lo tzatziki e l'anchiampa. Gli ingredienti necessari sono melanzana violetta, pan grattato, parmigiano, olio di semi, farina 00, cetrioli, prezzemolo e basilico, mollica di pane, ciuffi di cipolla di Tropea, due spicchi d'aglio, un uovo e yogurt greco. La prima cosa da fare è portare a bollore l'acqua. Questa è una ricetta che a casa mia è sinonimo d'estate. Le polpette di melanzane a casa non sono mai abbastanza, più se ne friggono e più se ne mangiano, e per cui ogni volta che mia madre le prepara le fa sparire, perché altrimenti a tavola non ci arrivano e vengono mangiate tutte prima. Quindi taglio la melanzana a cubi anche abbastanza grandi, non ha importanza, anche perché poi cuocendo diventerà quasi una pappa. Tradizionalmente queste polpette si preparano con una varietà di melanzana autoctona, che è la melanzana dei Longobardi. Aggiungo un po' di sale e metto le melanzane in acqua che è già a bollore. Copro e lascio cuocere. Nel frattempo mi porto avanti col resto dell'impasto delle polpette. Taglio il pane in maniera... questo è ancora morbido, per cui non è necessario sminuzzarlo più di tanto. Poi con l'umidità dell'acqua della melanzana diventerà morbida e verrà incorporata in un unico impasto. Ok, le melanzane sono pronte. Le tiro su, anche se rimane un po' d'acqua non fa niente, perché in questa ricetta non c'è altro liquido, per cui va bene anche se rimane un po' d'acqua di melanzana. Ok, comincio a impastare con le mani e poi aggiungerò gli altri ingredienti. Ovviamente lavorando a mano, sia il pane che la melanzana si schiaccia, si riduce tutto in poltiglia, una poltiglia non troppo molle, non troppo fina, perché comunque è bene che si senta ancora un po' la consistenza della melanzana. Ok, basilico e prezzemolo rinfrescanti, e basilico è sinonimo di estate. Trucchetto: arrotolare tutte le foglie insieme e tagliare sottile, 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 sottile. Più sono sottili, più verranno incorporate nell'impasto, più sapore e gusto daranno. Ok, il trito è pronto. Prendo una grattugia e metto un pochino d'aglio, veramente poco, non si sentirà, però insieme alle erbe aromatiche tirerà fuori un gran sapore alle melanzane. Perfetto. A questo punto aggiungo un uovo. Un pochino di pan grattato. Parmigiano grattugiato, okay. Sale e pepe. E finisco di impastare a mano. Anche se l'impasto rimane un po' più morbido del normale, va bene comunque, perché formando tutte le polpettine un po' di tempo prima della frittura, comunque si asciugheranno. Bene, l'impasto è pronto, mi lavo le mani e preparo le polpettine. Ok, qui le polpette possono essere medie, piccole, grandi, ve le sconsiglio. Cerchiamo di farle tutte più o meno uguali, così la frittura riuscirà meglio e saranno tutte omogenee.
patate pronte le lascio da parte, intanto prendo un pentolino e metto l'olio a scaldare. E intanto che l'olio arriva in temperatura, preparo lo tzatziki. Spelocchino, il coltello della vita, ci si può fare qualunque cosa. Anche qui lo tzatziki è una salsa greca che ho scoperto durante un viaggio in Grecia e che non ho più lasciato. È veloce, fresca, leggera, la si può aromatizzare come si vuole. Semplicemente taglio il cetriolo nel bicchiere e poi frullerò tutto. Mi sposto da questa parte e frullo tutto. Ok, ci siamo. Voglio che rimanga un po' la polpa, non deve essere proprio una purea liscia. Mi risposto di qua e prendo il canovaccio. Verso tutto quanto dentro. Chiudo e lascio separare. E in realtà già si vede. Si può lasciare appeso, si può strizzare oppure si può lasciare giù. Strizzo ancora un po'. Ciotola, un cucchiaio e unisco lo yogurt e la polpa. Un pochino di aglio grattugiato per dare ancora un po' di carattere, veramente poco. Olio d'oliva. Un po' di sale. E pepe nero. Miscelo il tutto. La lascio da parte e mi servirà dopo per impiattare. Vediamo un po' se l'olio è arrivato. Ok, l'olio è in temperatura e vado a friggere. Preparo l'anchiampa, velocissima, espressa, 2 minuti. Vi racconto che cos'è l'anchiampa. L'anchiampa o inchiampara a Cosenza è un cibo estremamente povero e di riuso. Quali sono questi scarti che vengono riutilizzati? I ciuffi delle cipolle che vengono mescolati con dell'acqua e della farina, semplicemente acqua, farina e sale. Si prepara una pastella piuttosto morbida e si ottengono delle frittelle giganti, quasi un pane però morbido, una frittata fatta senza uova. Ecco, quindi una ricetta estremamente povera ma gustosissima e con un gran carattere. Ok, intanto tiro su le polpette che si sono dorate per bene. Le lascio scolare e intanto metto su un padellino dove cuocerò l'anchiampa. Fuoco medio-basso, un giro d'olio d'oliva. Prendo una ciotola e preparo la pastella. Un po' di ciuffi di cipolla, della farina, del sale, pepe nero. Aggiungo un po' di farina e regolo la consistenza della pastella. Ok, ci siamo. Prendo un cucchiaio e vado in cottura. Okay.
2 minuti ed è fatta. Qui è veramente questione di attimi, per cui mi faccio un po' di spazio, ripulisco un po' e mi preparo per impiattare. Ok, coppa pasta, tzatziki sulla base. Ok, tiro su 2 foglioline di basilico e le lucido con un po' d'olio. Servirà per guarnire ovviamente. Ok, tiro su il coppa pasta. Salo le polpette. Posiziono. 1, 2, 3. Taglio l'anchiampa. Pinzette. Le mie polpette di melanzana, anchiampe e tzatziki sono pronte, adesso non mi resta che provarle. E formule, anzi no. Lentamente, la tolgo proprio, la faccio volare. Prendo gli ingredienti, molto lentamente.